L'Absolute acquistò anche i diritti per la trasposizione videoludica della serie fantascientifica di Star Trek The Next Generation, una delle più amate dell'intera saga ideata da Gene Roddenberry. E quello che ne scaturisce è una sorta di shooter con degli elementi accessori come i dialoghi tra i vari membri dello staff e con il controllo del loro particolari mansioni. Alla fine tutto si riduce a una guida spaziale e con sezioni di shooter, ma sicuramente è abbastanza coinvolgente per gli appassionati del telefilm. Come vediamo, esistono anche delle sezioni un po' più insolite, come questo puzzle game nel quale bisogna far passare correttamente queste scintille. Un gioco vario, sicuramente interessante. L'universo di Star Trek abbracciò anche la causa portatile, quello che vedete The Next Generation su Game Gear, ma esistono degli episodi usciti anche per il normale Game Boy, più una sorta di tutorial per l'utilizzo degli ologrammi del ponte dell'Enterprise, un prodotto simpatico esclusivamente dedicato ovviamente agli appassionati. L'interesse commerciale verso il Nintendo NES rimane forte, ma l'Absolute non si fa negare qualche pubblicazione per le console Sega, come questo RC Grand Prix, che è una simulazione di macchinine telecomandate nelle quali lanciarsi appunto lungo degli appositi circuiti e cercare di conquistare la prima posizione. Il titolo è abbastanza noto, anche se non sempre apprezzato per le sue qualità in fatto di divertimento e realizzazione. Tuttavia, sicuramente un successo commerciale per quanto riguarda le casse della Absolute. Dopo il Master System è la volta del Mega Drive, il primo gioco il gioco di debutto della Absolute è questo David Crane Amazing Tennis. Si tratta di una simulazione, appunto, tennistica, nella quale il campo viene inquadrato dalle spalle di uno dei due giocatori e quindi con un effetto pseudo tridimensionale. Il gioco è abbastanza divertente, piuttosto complicato, ma sicuramente un buon gioco, un buon debutto per la casa. Prosegue la ricerca della Absolute verso le licenze per convertire film in videogiochi, e questo qui infatti è Toys. Un action game con visuale isometrica nel quale dobbiamo utilizzare tanti giocattoli per liberarci della minaccia nemica. I nemici sono comunque altri giocattoli. Il videogioco è piuttosto ingegnoso, molto divertente e tecnicamente anche ben realizzato, sebbene non troppo ispirato in fatto di design. Ritorna a Battletank e si chiama questa volta Super Battletank. Si tratta di un episodio a 16 bit dedicato quindi a Mega Drive e Super Nintendo e è molto ben riuscito. La grafica è come sempre ottima, il gioco non cambia molto e non c'è neanche bisogno di cambiare visto che era praticamente perfetto così com'era. L'impatto estetico però questa volta è ancora più notevole. E tutto viene ambientato ai tempi della guerra nel Golfo. Il gioco è uscito nel 92, quindi un anno dopo lo scoppio del conflitto, e l'immersività quindi dei giocatori è probabilmente aumentata da questo contesto storico. Un gran bel gioco che conoscerà ancora un altro seguito, appunto in Super Battletank 2. Eccolo qui, come vedete la grafica rimane ancora una volta ai livelli di massima qualità e il gioco rimane altrettanto divertente, vi è qualche animazione di intermezzo anche all'interno di una stessa missione e il tutto è davvero riuscito come sempre per questa saga e si tratta comunque dell'episodio finale, possibile anche che un giorno tutto venga ripreso per un episodio Next Generation, ma ovviamente non possiamo farci troppo affidamento. Dopo i Super Battle Tank, la Absolute cercò di affrontare il tema bellico anche dal punto di vista degli aerei, con questo Turn and Burn, che è una appunto simulazione di volo su aerei di caccia, nella quale il Super Nintendo viene veramente sfruttato in una maniera molto vicina ai suoi massimi livelli possibili. E
si tratta fondamentalmente di poca simulazione e tanta azione, ma il titolo vale sicuramente l'esperienza di gioco. Tra l'altro c'è anche molto gusto, anche come vedete qui, nel proporre dettagli cinematografici di alcuni momenti, e quindi si tratta sicuramente di un prodotto da provare. Cambiando completamente genere, torniamo a parlare di simulazioni di guida, e qui la Absolute ci propone Redline F1 Racer, titolo di guida piuttosto simulativo come spirito. Abbiamo po la possibilità di cambiare delle impostazioni, persino di migliorare la nostra macchina, e la riproduzione delle piste cerca di essere abbastanza fedele. E la grafica purtroppo non è fluidissima, l'utilizzo del Mod 7 è molto bello da vedere in foto più che in movimento, e la grafica tra l'altro non è neanche tutto schermo, quindi si tratta di un successo a metà questa volta. A questo punto l'era delle console a 16 bit comincia a volgere verso il suo tramonto, e così fa anche il destino della Absolute. L'ultimo prodotto di questa casa è il Casper per la console Super Nintendo nel 1996, quindi in piena era PlayStation, e il gioco è divertente, molto curato. Si tratta di un puzzle game nel quale dobbiamo far cambiare forma al nostro fantasmino a seconda dell'esigenza, per guidare poi verso la via migliore la coprotagonista del gioco, ovvero la bambina vista anche nel film. Tutto molto divertente, peccato vedere il talento della Absolute naufragare nel mare delle difficoltà economiche. Grazie ancora per la vostra attenzione, spero che questa Lost Companies vi sia piaciuta e al prossimo appuntamento. Thank you.